materiali necessari. Ciao raga, benvenuti live. Ciao a tutti. Allora, come state? Tutto bene? Blitz Gang, Ita Games. Ciao raga, benvenuti Ale. Ciao ragazzi, ciao a tutti Marco. Buongiorno, buongiorno. Allora,
Finito sabato Village in terza persona, bellissimo. Adesso mi gioco, mi manca solo il DLC che giocherò come ho tempo. E in terza persona, guarda, ti dico, funzionava bene quando l'abbiamo provata. Mi hai spaventato, non volevo. Funzionava bene quando l'abbiamo provato, effettivamente. Quindi ci sta che ti sia piaciuta, insomma. Ok, allora, noi ci rimmergiamo, raga, in quel capolavoro che è Silent Hill 2. Non so se ricordate l'altra volta dove ci eravamo lasciati, ma credo che, insomma, ci sia bisogno di poco reminder, effettivamente. Sembrava di giocare Resident Evil 4. Sì, tanto la telecamera... Proprio la posizione della telecamera effettivamente è quella, quindi sì, ci sta la somiglianza, no? Ce la rivedo anch'io, anzi. Scusate. E allora, vi dicevo, io nel frattempo che noi stiamo giocando Silent Hill 2, sto anche finendo di elaborare la mia retrospettiva sul gioco e, boh, non lo so... Più vado avanti, più credo che un gioco così non sia mai uscito. Credo che questo sia veramente un gioco che è un unicum nel suo... Non nel suo genere. È proprio un unicum. Scusate. Ok, allora. Dove eravamo rimasti? Noi siamo qua con lei... Non mi ricordo come si mira, francamente. Ok, ho appena ricordato. Qui è tutto chiuso, sembra. Siamo arrivati al motel, non ricordate? L'altra volta eravamo stati al Lakeside. A Roser... Come cavolo si chiamava? Aspetta, Rosewater Park, esattamente. E poi... abbiamo capito che là non c'era Mary ad aspettarci, ma Maria, che è comunque qualcuno che assomiglia talmente tanto a Mary da sembrare la sua, una sua gemella, una sua versione quasi. E adesso con lei ci stiamo dirigendo verso la nostra prossima destinazione, che sarà uno degli altri posti speciali a cui James pensa quando, leggendo la lettera di Mary, insomma, cerca di capire qual è il posto speciale di cui Mary sta parlando. Randall, Evans Knight. Allora, noi potremmo proseguire di qua, ma io a questo punto andrei di sotto e mi farei Katz Street e anche quell'altra strada, perché forse ci sono oggetti o cose da recuperare. Là mi sa che c'è qualcuno. Ciao Xad, Ofiuco. Ciao ragazzi. L'albergo a ore, esattamente, il motel. Anna, tranquilla, non mi dire cosa fare. Ci arriviamo da soli, non c'è problema. Non voglio andare veloce. Voglio semplicemente giocare in maniera organica. Allora, io prima cosa non ricordo bene se lei prende danno. Mi pare di sì, ma voglio esserne certi. No, siamo esattamente dove ci siamo lasciati, Xad. Sì, prende danno. Volevo accertarmi di questo fatto. Volevo esserne proprio sicuro. Oddio. Ok. Io, se possibile, quella la seminerei senza... senza combatterla.
Ecco, questa è Cut Street. Ce ne abbiamo un pezzo che va di qua e voglio vedere cosa c'è, perché nel caso ci siano oggetti voglio recuperarli. Però sembra che non ci sia niente effettivamente, nonostante ci facciano addirittura salire. Ci fanno salire, ma la nebbia ci impedisce effettivamente di vedere cosa stiamo facendo. Qua non sembrano esserci. Oh oh oh. Non sembrano esserci altri oggetti, ci sono solo mostri. Vediamo un po'. Adesso dovremmo stare andando esatto nell'altra direzione. Voglio vedere anche cosa c'è di là. Ciao Barazov, benvenuto. Voglio andare anche di là e vedere se... Qua c'è un botto di gente. Porca troia, vaffanculo. Però sembra che siano spazi perlustrabili, ma effettivamente senza oggetti. Sono solo budelli vaganti. Ora dovremmo arrivare alla fine della strada. No! Si è fatta colpire un'altra volta. Ah, vedi che qualcosa c'era allora. Questo è il reward per aver esplorato bene. Una cassetta di pronto soccorso. Forse anche qualcos'altro da quest'altra parte? Sì! Un'altra cassetta di pronto soccorso. Caspita. Ok. Ora io tornerei a Katz e girerei a sinistra, tornando verso il Jackson. Qua ad un certo punto dovrei poter girare. Ciao Orlaz, Zeppeli, ciao, benvenuti ragazzi. Questa sta venendo... No, ok. Temevo che la uccidessero. C'è ancora lo schifo. Sì, è uscito decente, è uscito oggi, esatto. Volevo portarvi un gioco in 5 minuti, probabilmente ve lo porterò domani. A me così a primo acchito non mi ha fatto impazzire, francamente. Ok. Io raga non li sto affrontando questi perché... cioè, credo che non sia necessario farlo. Ok. Il fatto che c'è perennemente la nebbia ti spinge a voler andare da una parte all'altra dalla strada per vedere se ci sono oggetti, porte, cose fresche, frasche. Ok, dobbiamo andare di qua. Andiamo di qua e c'è la stazione di servizio e poi c'è anche qualcos'altro. Ah, qui è il Rosewater Park. Tanto noi lasciamo continuamente delle impronte di sangue quando passiamo sopra qualche corpo morto. Ciao France! Benvenuto, benvenuto. Tutto bene, grazie. Qualsiasi gioco horror giocato dopo Silent Hill non fa effetto. Guarda, io su questo mai avuto dubbi e mai ne avrò. Spero, spero di averne in futuro magari, perché significa che c'è qualche gioco che mette in discussione il podio dei migliori horror della storia, ma... trovavamo il tubo d'acciaio. Non molto distruttivo, ma un buon raggio d'azione. Adesso potremo picchiare con questo. Bevande salutari.
In realtà in Silent Hill comunque l'esplorazione ti premia sempre con un sacco di oggetti utili per la sopravvivenza proprio. Vedete? Allora, considerate questa cosa. Al tempo, quando uscì Silent Hill, qualcos'altro pure? Sì. Quando uscì Silent Hill, si tendeva, o almeno questo io facevo, poi ditemi se voi facevate, vi comportavate in maniera diversa, ma io tendevo ad uccidere qualsiasi nemico che mi si parava davanti. Per questo motivo, tutte queste munizioni che stiamo trovando, e che adesso sembrano tante, perché ce ne ho 140, 150, in realtà al tempo non erano così tante. Noi adesso abbiamo imparato un po', no? A giocare gli horror anche schivando i nemici piuttosto che affrontandoli sempre tutti. Al tempo invece non era mica così. Quindi considerate che tutto questo quantitativo di proiettili ce lo stanno dando perché è stato pensato questo gioco per come veniva giocato al tempo. Quindi per un giocatore che ammazza tutto ciò che gli si para davanti. Allora, vediamo qua dove sono. Ok, qui c'era. Io scenderei giù fino in fondo a questa strada. Sempre per il solito motivo, a me piace esplorarla tutta la città. Io sono sempre stato restio a usarli, infatti finivo pieno di proiettili. L'hai visto che roba? Nei giochi ho sempre cercato di uccidere tutti senza scappare evitandoli. Esatto, esatto, anch'io. Mi sono messo stanotte sul letto a iniziare Silent Hill. Per quanto ho giocato su emulatore con grafica PS1, ancora, beh, secondo me Silent Hill fa tanto timore. Anzi, vi dirò di più. A mio avviso, tra una grafica magari non proprio ottima, ma moderna, invece una grafica molto più poligonale, molto più abbozzata, diciamo, ma limitata semplicemente dall'hardware, e quindi non una brutta grafica, ma un'ottima grafica per il tempo, ma che oggi come oggi non potrebbe andar bene, insomma, a me fa molto più spavento la grafica vecchia. Perché le forme sono più indistinguibili, è più difficile capire cosa hai davanti. E quindi io ci capisco molto bene questa cosa che dicevi. I hate bowling. I didn't come here to play, you know. Hurry back. Okay. Ok. Quindi questa è la sala da bowling. Musica so la what'd Peaks. You do? Robbery? Murder? Nah, nothing like that. Huh, you're just a gutless fatso. What'd you have to say that for? I thought you said the cops were out for you. No, I just ran because I was scared. I don't know what the cops are doing. But if you did something bad, why don't you just say you were sorry? Dipende. I guess I run away a lot too. It's no good. They wouldn't listen. Nobody will ever forgive me. Did you find the lady you're looking for? Allora. What's her name? Mary? Come sappiamo, lei, Laura, sta cercando Mary. Ce l'ha detto, no? Appena usciti dal parco. L'abbiamo incontrata. E oltretutto, lui, avevamo già dei dubbi sul fatto che avesse ucciso qualcuno, e anche lei gli continua a dire, ma che hai fatto? Omicidio? Rapina? E lui dice, no, niente del genere. E lo chiama ciccione senza fegato, e lui dice, oh, ma che dici? Xald dice che la bambina è l'unica a non vedere i mostri. Esattamente, tra i personaggi è l'unica che non vede i mostri, e c'è un motivo. Ci arriveremo piano piano. Eddie? Oh. Lui dalla tazza del cesso direttamente alla pizza. James, we met in the apartment building?
Yeah, I remember. But... Are you alone here, Eddie? No. Bye-bye. Wait, come back! E lei se ne va. Let's go after her. Huh? Laura? But why? Laura. Is that her name? That's what she said. This town is full of monsters. How can you sit there and eat pizza? She said she was fine by herself. She said a fatso like me would just slow her down. Forget you. Forget you? Ok, forget you. Lui se l'è presa comunque per questa cosa che Laura gli ha detto che è un ciccione, eh? Who is that girl anyhow? I don't know. All I know is her name. I swear. Ok. E cosa comunque, raga, veramente assurda che lui stia mangiando della pizza. Do cazzo l'ha presa? Do c'è il pizza? Il pizzaiolo di Silent Hill lo voglio conoscere, cioè. Ci voglio parlare. Qua giù ci sono dei proiettili, mi sa. Esatto. Non so se notate, ma qua la musica assomiglia alla colonna sonora di Twin Peaks. Leggermente, non tantissimo, ma leggermente. E quindi lui sta qua a mangiare la pizza. Xad dice: ma lui era realmente lì? Perché se non sbaglio no. Allora guarda, io non vorrei rivelare nulla a nessuno. Quindi non indaghiamo, ma io lo so, cioè so che so la risposta a questo tuo dubbio, non voglio semplicemente dirla. È giusto secondo me scoprire le cose piano piano. Allora, questa è la porta dalla quale siamo entrati. Ma cazzarola, non è vero? Quella invece è la porta dalla quale possiamo uscire. E da dove è scappata lei poi? Qua c'è dell'altra roba? No. La pizza che lui mangia comunque mi pare che stia su uno scatolone che si chiama All Star. Ora vediamo se lo troviamo da qualche parte. Did a little girl run out of here? Ciao Time Flow, benvenuto. Yeah, she was too fast for me. Aren't you gonna go after her? Allora, adesso il nostro scopo ovviamente è quello di recuperare la piccola prima che si faccia mangiare da qualcosa. Da qualcuno di queste creature disgustanti. Qua c'è qualcosa? Per caso? Parcheggio infinito? E qua dove siamo, scusa? Cancello aperto. Ok. Da questa parte c'è un'altra... un altro coso chiuso. E di qua invece? Star Citizen. Sì, lo conosco di nome, ma non l'ho mai provato, sai, Time Flow. Questa è chiusa. She went through there. Ma cosa dice? Ma davvero? E lì non c'entriamo, però, eh? Is there any other way? Yeah, there is. Right through there. Ho capito, ma era chiusa. It's no good. It's locked. E lei c'ha le chiavi per qualche motivo.
Questa cosa in realtà viene un po' approfondita nel DLC, diciamo, nel secondo scenario. Allora, qui si può salire? Si può andare anche di qua? No, la serratura sembra rotta. Anche questa sembra rotta. Qui praticamente la via è una sola. Paradise. Ah, siamo all'interno di Heaven's Night, ovvero il locale che abbiamo visto dalla mappa, che sembra essere Heaven's Night, una specie di cassetta del pronto soccorso, una specie di come si dice? Strip club. È una delle ambientazioni più strane e suggestive, perché sembra ancora in funzione. Ah, Maria era qua giù e ci aspettava. Fatto prendere in colpo. Ah, uscendo quindi siamo scesi di sotto. Aspetta, ma qua dietro che c'è? Mi sembrava proprio si potesse andare, ma non si può. E ovviamente qua la strada è chiusa. Quindi l'unica via è percorrere la strada e scendere. Questo personaggio non me lo ricordo benissimo. Quale? Maria o James? No. O Laura? Aspetta, qua c'è qualcosa. Sembrava proprio qualcosa, ma non era. Maria? Beh, Maria è un personaggione, secondo me. Però ci sta, io pure prima di rigiocarlo l'anno scorso non mi ricordavo assolutamente chi fosse Maria. Non mi ricordavo manco che c'era, quindi ti capisco. Over there. Ok, l'abbiamo beccata che entra qua dentro. Ah, ragazzi, se mi ricordo bene, ciao Stracqua. Ciao Alfredo, ciao ragazzi. Se mi ricordo bene, raga, adesso c'è inizia una parte molto tosta. Dire che quello che abbiamo affrontato fino adesso è il tutorial è un'esagerazione, però la parte che stiamo per vedere adesso è molto tosta, perché se non sbaglio è il devo inseguire Laura. Ok, vediamo cosa mi dice poi. E poi forse saprà dirmi qualcosa su Mary, perché se vi ricordate Laura ci diceva che stava cercando anche lei Mary per qualche motivo. Anch'io France, quindi ecco, mi ricordo tranquilla. Cioè, i miei ricordi erano tranquillamente nebulosi come i tuoi. Brookhaven Hospital. L'ospedale, ragazzi. Quindi ricordiamoci che la bambina sta cercando Mary, cioè nostra moglie, anche lei, e la sta cercando a sto punto anche qua dentro, dentro l'ospedale. Mappa dell'ospedale. E musica dell'ospedale. Allora. Qua c'è un botto di roba. Director's room qua dietro. Serratura sembra rotta. È chiuso. Questa non è rotta, attenzione. Serratura sembra rotta. Serratura sembra rotta. Mamma mia, raga, sta parte è allucinante, eh?
Sta parte è un attimo tosta. Allora, qua è tutto chiuso. Questa è la porta d'entrata. Attenzione, questa l'abbiamo vista? No! L'unica porta che si apre. Là c'è una medicina. Un armadio mezzo aperto. E ovviamente un punto di salvataggio. E siamo all'ospedale. Ufficio. Allora, vediamo un po'. Una macchina da scrivere. Il potenziale per questa malattia è in ognuno di noi. In determinate circostanze, chiunque, uomo o donna, passerebbe dall'altra parte. Forse l'altra parte non è il modo migliore di descriverlo. D'altronde non esiste un muro tra un posto e l'altro. È lì dove si incontrano sogno e realtà. È un posto vicino e distante al tempo stesso. Quindi stanno descrivendo una condizione mentale. Alcuni sostengono che non sia neanche una malattia, non sono d'accordo, sono un medico, non un filosofo o uno psichiatra. Ma talvolta devo pormi una domanda. È vero che per noi i suoi pensieri non sono che invenzioni di una mente malata, ma per lui, il paziente, non esiste un'altra realtà. Quindi sta descrivendo un paziente pazzo. L'ospedale di Brookhaven è un ospedale psichiatrico. Quindi, per noi i suoi pensieri non sono reali, ma per lui non esiste altra realtà che quella che sta vivendo. Inoltre è contento dove si trova. Perché dunque, mi chiedo, dobbiamo trascinarlo nel doloroso mondo che è la nostra realtà al fine di curarlo? Questa è una bella domanda, eh? C'è qualcos'altro scritto a mano. Joseph mi ha dato la chiave. Probabilmente è la chiave della scatola. Vacci a capire qualcosa. Hai preso la chiave del toro viola. Ok. Intanto sappiamo che siamo in un ospedale psichiatrico. Sappiamo che c'era un paziente che sicuramente non era messo bene. E abbiamo ottenuto, scusate, questa chiave. Chiave toro viola. C'è disegnato in viola un toro. Ok. Ora, mappa. C'è l'ascensore che potrebbe essere aperto. E poi ci sono varie altre stanze da provare. L'ascensore è questo. E non si muove. Poi abbiamo di qua la caffetteria, nella quale non possiamo entrare. Aspetta. Ok. Ci sono delle altre stanze qua. Ovvero in fondo a destra, in fondo a sinistra e dritti. Questa non si apre. Ok, non so cosa fosse quel coso. Da qua possiamo scendere o salire. Direi che magari ci diamo un'occhiata più tardi. E questa è chiusa? No, allora dobbiamo andare qua. Direttamente. Ciao Nagflad. L'asta che sorregge i pad me l'ha regalata Chiara. Effettivamente, quindi non so dove l'abbia presa. Immagino su Amazon. Oh, possiamo scendere? Io scenderei come prima cosa. E ovviamente scendere non si può. Salire?
Salire sì, siamo al secondo piano. Catroia! Oh! Porco due! Mamma mia, che colpo, santo Dio, ste cazzo di infermiere! Allora, queste infermiere sono fra i nemici più terrificanti di tutta la saga e non solo. Mamma mia, che colpo di Cristo che mi hanno fatto prendere ste bastarde. Quando non ti ricordi dove sono, piglia male. Vedete, c'hanno anche delle bende in faccia e... Vi dicevo l'altra volta, no? Di notare quanto i nemici siano sessualizzati. Guardate anche queste. Mamma, sembrano praticamente delle infermiere sexy di Halloween. Allora, mappa. Io prima esplorerei qua, visto che sono tutte stanzine abbastanza piccole. Serratura rotta. Ok. Mamma mia, sta cazzo di Maria che me se ficca davanti a caso. L'armadietto non si apre. Dobbiamo andare avanti e basta. Qui c'è una rivista, adesso non serve a niente. Ho capito, ma... Beh, che siamo entrati a fa qua dentro, scusa. Chiave della sala analisi che stava qua dentro, nel camice bianco, insanguinato. Ok. Di qua? Un orsetto di peluche sembra questo. Ow. What's wrong? I just pricked myself. Are you okay? Yeah. Però punge perché c'era un ago. Ago piegato. Ho preso una doppietta. Normale orsacchiotto. E allora cosa guardi, scusa? Questa non s'apre. Una borsa senza niente dentro. Sì, raga, comunque lui continua a guardare fisso qua, come se ci fosse qualcosa, ma c'è niente. Beh, intanto comunque abbiamo preso la doppietta. Chiave della sala analisi, trovata nella tasca del camice bianco nello spogliatoio degli uomini. E abbiamo la doppietta. Difficile da usare, ma può attaccare i nemici in gruppo. Io equipaggerei questa e userei una di queste, visto che ce ne abbiamo 8000. Non è l'Ashley di Silent Hill, è Maria, che si comporta in maniera migliore secondo me di Ashley come IA. Cioè rompe meno le palle. Questa è una sala cinesca completamente chiusa. L'ospedale psichiatrico è posto, è proprio il posto sulla doppietta, decisamente sì. Non so poi se sentite la musichetta carina. E comunque ragazzi, sono d'accordo con voi che 600 euro per il PSVR 2 è follia pura. Porca troia. Ecco perché c'era la musica, bastardo. Serratura rotta. Io lo prendo, prof. La chiamo musica perché prende spunto secondo me dalla musica industrial molto. Oltretutto un genere che a me personalmente un po' piace.
Qua è tutto chiuso però. Però abbiamo ottenuto quella chiave. Altri proiettili. Altri proiettili per pistola. Ok. Cassetta di pronto soccorso. L'ospedale più sporco del mondo. Sono solo fogli bianchi. Ma anche questo? Ah, questo no. C'è una macchina da scrivere, non mi serve. Aspetta un minuto, cos'è questo? C'è un foglio di carta carbone ancora inserito nella macchina da scrivere. Posso ancora leggere ciò che v'è impresso. Io lo conosco, io conosco il numero della scatola, 6832. Vabbè, qui, appunti. Grazie per il follow intanto. 6... Oh, dov'è? Scusate ragazzi, sto dando delle botte a tutto. No, bastardo che sono altro. 6832. Sta scatola famosa. Non può più aiutarlo, la chiave tasto non mi fa paura, così nessuno può affermare chi sono io, non so chi sono, è chi sono, è chi sono. Beh, direi che è uno scritto più che normale in un ospedale psichiatrico. Chi è? Ah, un'infermiera, ok. Caracca, ragazzi. Ok. Qua. Serratura rotta. Qui è chiuso. Ora vediamo. A destra ci sarebbe ancora l'ascensore, ma io continuerei fino alla fine passando di qua. Non c'è nient'altro però. Ok, allora qua ci abbiamo la bevanda da salutare. E le cartucce per doppietta. Nient'altro? Mi sa nient'altro. Ok. Da qua quindi usciamo. Ma quella ancora è viva. Ce n'era anche un'altra vista. Fanculo. Mamma mia ragazzi, che cazzo d'ansia che mettono queste. Tra le inquadrature. Se notate. Dov'è? Ma un po' di tosse. Fanculo. Guarda, t'ammazzo. Non te voglio più vedere. Bastarda. Ok. Fatemi esplorare con calma. Mappa. Allora, M2. Questa non l'abbiamo provata. E infatti era aperta. Cartucce per doppietta e chiave occhio di lapislazzuli. Su YouTube hanno messo un leak in cui si vede per 3 secondi il combattimento con l'infermiera in Silent Hill 2 Remake. Telecamera dietro le spalle tipo Resident Evil 2. Buonissima scelta. A mio avviso, a me piace molto quel tipo di telecamera. Allora, là ci sono le scale. Io a questo punto andrei a vedere le scale di qua.
Magari da queste scale di uscita. Sì, che non stanno assolutamente qui. Ma stanno qua? Tanto questo non funziona, no? Ok. Ma non sono venuto da qua io. No, non sono venuto da qua. Sono venuto... ok. Almeno questo. Per un attimo pensavo mi si fossero chiuse a chiave le porte dietro la testa, dietro le spalle. Invece no. No, io non lo posso vedere. Me lo devi mandare in privato, purtroppo, Xad. Se riesci, mandalo, che mi interessa. Allora, vediamo un po'. Le scale sono dietro di me, quindi io devo andare qua. E ciao ciao a tutti gli schifosi che ci stanno. Siamo al terzo piano? Quanto pare sì, il quarto piano non c'è, vero? Cazzo, rooftop. Roof, sì. Questo è... ok, questo è il tetto praticamente. Quindi ci sono tre piani e poi... diciamo il terrazzo in alto. Allora, è da qualche giorno che vorrei riabbonarmi e non trovo il tasto. Guarda, Nakflad, non è colpa tua. Per chi non lo sapesse, sto provando a fare un esperimento che sta andando male, quindi probabilmente fra qualche giorno ritorniamo al classico, in cui sto streamando contemporaneamente su YouTube e su Twitch. E ok, per poter streamare contemporaneamente su YouTube e su Twitch devo togliere l'affiliazione da Twitch, perché Twitch non mi consente di streamare in due piattaforme se sono affiliato. Quindi ho tolto l'affiliazione e senza affiliazione voi non potete abbonarvi, ma fra 2-3 giorni la rimetto. Anzi, probabilmente farò richiesta stasera, perché su YouTube, ragazzi, non va assolutamente. Pensavo che sarebbe andata in maniera decente, ma non... no. Probabilmente per vari motivi, fra cui il fatto che YouTube, gli utenti che utilizzano YouTube non sono soliti, e nemmeno io per esempio lo faccio, usarlo per seguire qualcuno in live. Ci vuole tempo ancora perché l'utenza impari che YouTube viene utilizzato anche per le live, almeno in Italia, e allora dopo magari si potrebbe provare. Ma per adesso torniamo assolutamente a fare live solo su Twitch, con la possibilità di abbonarvi, anche perché mi è arrivata una mail interessante per gli abbonamenti, ovvero chi si abbona e non ha mai usufruito del Game Pass ottiene con l'abbonamento 3 mesi di prova gratuita del Game Pass. Quindi io al più presto, probabilmente appena stacco la live oggi, scrivo a Twitch e mi rifaccio dare l'affiliazione. No, mi fido, Xad, mi fido assolutamente. Non siete tipi che mi mandano robe a caso di solito, insomma. Special treatment room, questa è chiusa? Quindi io posso andare solo qua. Ah. Allora, siamo ad un impasse. Siamo ad un impasse. Secondo piano, le porte le abbiamo esaminate tutte e non c'è modo di far nulla. Al primo piano invece, come faccio al primo piano? No, eccolo. Al primo piano c'è la cucina che non ho visto. Ma cazzarola, ci sono due stanze in cui non sono andato. E oltretutto ho delle chiavi che potrebbero... probabilmente ho la chiave per la Doctor's Lounge.
Quindi devo scendere al primo piano. Perché il codice che ho trovato prima era per una scatola. Adesso proviamo a metterlo anche qua, ma credo che non abbia senso. Il codice era 6832. Lo metto col mouse così ci metto meno. 6. No. Quindi ora scendiamo. Stamattina ho regalato due abbonamenti per poi scoprire sta cosa del Game Pass inizierà alle 18. Cazzo, mi dispiace, mi dispiace Ita, cazzarola. Mi dispiace un botto. Allora, devo scendere ancora. Esatto, sono al primo piano, adesso. Considerando che ho trovato... Occhio di lapislazzuli. C'è un occhio inciso su questa chiave. L'iride è fatta di lapislazzuli. Esamina. Questa è la sala analisi. Sala analisi che... Ah, examination room forse. Però non è proprio analisi, examination room. Vabbè, intanto lì abbiamo kitchen e day room. Ma prima voglio anche vedere di qua. E invece sì, examination room e sala analisi. Ok. Cartucce. Hall dell'ala pazienti del terzo piano. Ah, questa è il codice che ci serve. 7335. Ok, perfetto. C'è un memorandum affisso al frigorifero. Solo alimenti, non conservare farmaci. Allora, da qua io posso andare. Allora, posso sbloccare, credo, questa. Adesso è aperto, è ok. E oltretutto da qua posso andare... Ah no, non ci posso andare. Pensavo di poter andare all'examining room 1, ma non posso andarci. Però abbiamo trovato la password per di sopra, quindi abbiamo sbloccato un'altra area. Ora... devo dire che... No, questa porta è chiusa. Devo dire che è ancora ansiogeno il gioco, nonostante siano passati... 20 anni, 21 anni. Giù non possiamo andarci. Quindi dobbiamo andare per forza di sopra. E usare il codice. Le scale sono qua? No, qui c'è l'ascensore. Le scale sono in fondo a destra. Ciao, Bichox! Chi ha? Prego! Io non mi trovo più il cellulare. E non so dov'è, quindi non lo posso più fare. Ti faccio uno squillo? Devo fuggire. Va bene. Niente, solo questo, quindi non mi scrivo. Ok, ciao. Ciao, Chiara si è persa il cellulare. Adesso proverò a fargli uno squillo, vediamo se... Però... Non gli faccio uno squillo. Allora, ciao Vichox, benvenuto. Sapevo che era il 3 novembre, ma l'orario non l'avevo letto. Vabbè, dai. Era per mio nipote. Per il suo PC avrei fatto un regalo. Sarebbe stata una bellissima idea, Aita. Una bellissima idea, davvero. Per tuo nipote che sarebbe stato contentissimo, immagino, 3 mesi di Game Pass. Catroia puttana. Spistagli sopra, santo Dio! Allora... Giù in fondo devo andare, giusto? No? O era il terzo piano, non il secondo, mannaggia a me!
Era il terzo piano. Vabbè, ho ammazzato qualcun altro. Ogni tanto mi mandi un codice che prende con i rewards. Contento tuo nipote, eh? Ecco, era questo, mannaggia a me. Allora, dicevamo 7335. Aperta. No, volevo questo. Ricarichiamo. Ragazzi, ho 14 medicine, vabbè. Serratura rotta. Stavo per dire, questo sembra nuovo, e invece no. Ok. Ciao Gianli. Benvenuto. James. Wait a minute. I'm kind of tired. Voilà, tossisce, si prende le pillole. Ah. It's just a hangover. Impostumi di una sbornia. You should rest. Ma cosa riposarti in quel cazzo di letto? So comfy. I'm gonna go look for her. For Laura. I'll be back as soon as I can. E la lasci lì dentro? Cioè, ma vi rendete conto di com'è fatto sto posto? Io non lo so, eh. Guarda quanto è sporco. Vabbè. Senza contare poi cosa c'è che gira. Orco! Te piasse lo sbocco de sangue. Vaffanculo. Qualcosa è incastrato nel tubo dello scarico. Sembra un orecchio. Mi sbaglio? Il buco è troppo piccolo, non riesco ad infilarci la mano. Se avessi una specie di lungo arnese sottile. Ma non è che... Lago? Lago arrugginito e piegato. Era conficcato nello sacchiotto. Usa. Non è abbastanza lungo. Però effettivamente allora serve qualcosa. Fanculo. Questo è il solito. Le scale. Rotta anche questa. Bevanda salutare e un salvataggio. Ok. Ma Maria si teletrasporta alla stanza alle quali frazioni. Sì. Vabbè, era un modo per non. Era un modo per non farla. Farla diventare una Ashley. Per non farle rompere le palle al giocatore. Luis, mi prenderò cura di te per sempre, è il mio destino. Luis. Ah, la scatola diceva. Quindi 6832.
Vabbè, casomai, vabbè, proviamo qua. Ok, però mi servirebbe un altro codice che ancora non ho. Vabbè, se, altra roba. Luis. Chi sarà sta Luis? Allora, ah, c'ho la chiave del tetto io adesso. Ecco cosa posso fare. Posso andare nel tetto. Sul tetto. S6 è chiusa? Sì. Tetto che al quale accedo andando di qua. Poi qua. Rooftop. Insomma, se sembra un po' vuoto, fate eccezione per sta roba qua. C'è qualcosa per terra? È un diario? Piove. Tutto il giorno a guardare fuori dalla finestra. È tranquillo qui, niente da fare. Ancora non mi fanno uscire. Piove ancora. Due chiacchiere con il dottore. Mi avrebbero salvato se non avessi una famiglia a carico. So di essere patetico, debole, non tutti possono essere forti. Piove ancora, le medicine mi hanno fatto star male oggi. Se sto bene solo sotto i farmaci, allora chi sono io in realtà? Ostia. Come sempre piove, non voglio essere un peso per nessuno, ma in un modo o nell'altro lo sono sempre. È davvero peccato scappare piuttosto che lottare? Scappare, quindi questo vuole farla finita, in qualche modo. A detta di alcuni lo è, ma loro non sono nei miei panni. Sarà anche egoista, ma è quello che voglio. È troppo duro così, davvero davvero troppo duro. Ha smesso di piovere. I dottori vogliono dimettermi, mi dicono che devo tornare a casa. Io... Il diario finisce qui. Non c'è scritto più niente. Che ci faceva un diario quassù? Probabilmente lui veniva a scrivere il suo diario qua e proprio il giorno in cui volevano dimetterlo si è buttato di sotto. E questo è il motivo per cui hanno messo su questa specie di ringhiere. Figo. Vediamo se si apre sta porta. Oh. Sto cazzo di Pyramid Head. Mamma, che rumoraccio che ha fatto appena è comparso. Quindi ci ha buttato di sotto. Bene. Ah, siamo nella special treatment room. Se Joseph sembra tranquillo, può uscire dalla sua cella. Inquietante, eh? Allora, fatemi curare. Senti, uso uno di questi e uno di questi. C'è scritto qualcosa sul muro? 3 9 1 3 7 3. O 5 o 2.
Il 9 potrebbe anche essere un 7 volendo. Che cazzo? Gira, gira, gira. I numeri è meglio non dimenticare. Quindi li scriverò qui. L'altro, il mio nome segreto. Alfred e Train 3917 3717. Dobbiamo provare. Allora, questo raga è uno degli enigmi più fighi di Silent Hill, ma in generale del gaming proprio, perché se ci pensate di solito, no, i codici sono scritti normalmente. Qua invece questo, siccome stava scrivendo col sangue, è normale che i numeri non siano proprio definiti. E quindi noi adesso dovremo andare giù e dovremo provare a tentativi a capire quali sono i numeri giusti. Molto realistica, verosimile come cosa, no? Qua? Niente, ok. Allora, ora siamo sbucati di qua e effettivamente abbiamo il codice da inserire, cioè, oddio, il codice. Dobbiamo fare qualche tentativo, ma credo che potremmo inserirlo. Allora. E comunque non so se avete notato, ma tutte le cose che abbiamo trovato parlano di questo paziente, insomma, difficile, diciamo, che ha tendenze suicide, eccetera. Credo che quindi stiamo ricostruendo un po' la storia di questo Joseph che sta all'interno della struttura. No, non ho ancora l'affiliazione Xad, Train, la richiedo a giorni però, o oggi o domani. Allora, no, probabilmente la richiedo oggi e spero che per domani vada in porto, così almeno vi faccio riabbonare se volete. Allora, quindi 3913, proviamo? Tanto dovremmo andare a tentativi. 3 9 1 3. No. Tre, nove, sette, tre? No. Tre, nove, sette, due? Stia. No. Se invece era 3-7... Che palle sti numeri, raga, non capisco come cazzo. 3-7-1-3 poteva essere. No. 3-7-1-2. O 1-5. No. 3772? 3773? Porca troia. 3729, dice Xad. Aspetta, riproviamo. 3729. 9, niente, non funziona. 3777? Proviamo. No. 3717, mi sa che l'ho provato. No! Figa sta roba però, no? Cioè a me sinceramente è piaciuto come hanno scelto di farci, ciao Massimiliano, come hanno scelto di farci risolvere l'enigma. E è bello poi che l'ho risolto anche grazie a voi che mi davate tutte le varie possibilità. Mo?
Devo usare delle chiavi? Aspetta, aspetta, non sto a capire. Ancora non va. Che cazzo? L'ho aperta! Nella scatola non c'è niente. Vaffanculo, un'ora per aprirla. No, mi sono sbagliato, ci sono i capelli. Cioè, adesso ho capito, adesso ho capito. Luis, mi prenderò cura di te sempre, è il mio destino. Cioè lui, ossessionato, innamorato, ma fino veramente alla pazzia d'estatizia, più che innamorato, veramente ossessionato, ha conservato un suo capello dentro una scatola con due lucchetti e due serrature. Solo in un ospedale psichiatrico, eh? Fighissima sta roba, raga. Fighissima. Fate vedere sto capello. Lungo capello castano e è proprio vicino al lago. Guarda un po'. Allora, secondo me dovrei andare dove c'era quella doccia. Do cazzo stava però? Shower room. È qui. Qua c'è il salvataggio. Salviamo. E ora andiamo di là. Lo usa come filo interdentale. Speriamo di no, France. Questa è la shower room, no? Vediamo se ci avevo ragione, raga. Speriamo. Com'è che si faceva? Combina. Oh yeah! Andiamo a pesca coi capelli. Sì, è palesemente un amo, Nakflad, è vero. Chiave dell'ascensore. Nel buco non c'è niente. Dentro le stanze piccole con le texture hanno fatto veramente un gran lavoro. Secondo me sono... Cioè, guarda che roba. Le piastrelle, le tubature. Allora, devo dire che il gioco, secondo me, ha tanto tanto fascino principalmente per le inquadrature. E in questo, secondo me, la visuale libera perde molto. Cioè, nella possibilità di dare un'impronta artistica proprio di regia precisa al gioco. Perché se tu puoi... Se il giocatore può cambiare la telecamera come vuole, ovviamente tu non puoi decidere l'inquadratura che lui si va, che lui vede, no? E invece così sì. Certo, è ovviamente era anche un metodo per aggirare le difficoltà tecniche dell'epoca, per carità di Dio, però aveva anche un rovescio della medaglia, che era quello che potevi dare veramente un taglio registico molto particolare a tutta l'opera. Sì, sono stati bravissimi con la mod, sono stati veramente veramente bravissimi. Allora, l'ascensore ce l'abbiamo qua. E mo scendiamo, giusto? Però scusa. No, si aspetta, dove cazzo stavo? Ah, siamo di sotto allora. Ok, adesso mi sono ricordato. Ho capito dove siamo. Siamo sempre al primo piano, ma nella parte inaccessibile.
Cartucce della doppietta. Proiettili per pistola. Va bene, già abbastanza roba. Sto ansimare non mi piace. Ah! Lora! Ciao Nakflad. Lora? Huh? You know my name? Ciao Massimiliano. Eddie told me. Ciao a tutti ragazzi. How do you know about Mary? Lo prende proprio in giro, gli dice sempre che è ciccione. What's the big deal? Why can't you just tell me? You're gonna yell at me if I don't? No, I won't. I was friends with Mary. Uh-huh. We met at the hospital. It was last year. You liar! Lei ha conosciuto. Fine, don't believe me. La moglie di James all'ospedale. But last year, Mary was already. Ah già, perché è morta da 3 anni. Anyway, let's go. E quindi in teoria non poteva essere viva l'anno scorso, quando Laura dice di averla conosciuta. There are all sorts of strange things around here. I can't believe you haven't even gotten a scratch on you. Why should I? Wait, wait! There's something I gotta get! Later, okay? But it's really important! What is it? A letter from Mary. Huh? I wanna go get it, is that okay? Yes, yes! Una lettera? Ma sarà la nostra lettera? Come on, hurry up. Is it in there? Yeah, in the back. Certo. Che piccola bastarda animale. What are you doing, Laura? Chissà, ciambotto. It's further back, in the desk. Laura! What are you doing? Oh, I tricked you. Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Ma che cazzo di verso fa quel coso? Huh? Huh? Do ya? What's the magic word? Che bulla del cavolo. Laura? Okay. I guess it won't open it. I think I'll just leave you like this. You snotty little brat! Open up! Why? You... Laura? You fucking... La faccia da culo? Oh! Allora... Doppietta o pistola? C'è solo da metà tipo colpi la pistola, usiamo la pistola. Vai! Corri via! Santo Dio.
vola coi piedi, sto schifoso. Fai schifo tanto, lo sai? Venite, venite qua, bastardi animali. Quindi abbiamo battuto quelle cose e ci fanno ripartire da qua. Dalle immagini che ho visto, che si sono viste adesso, già immagino cosa possiamo aspettarci adesso. Lo immagino. Vorrei tanto giocarlo, sei su PC? Sì, sono su PC, esattamente come dice Xad con la NES Edition. Ciao Silvio, hai già preso Ragnarok? Non ancora. Avendo preordinato mi è partito il preload. Ma bellissimo, bellissimo. Ciao Sam Demis, benvenuto. No, esce il 9, però effettivamente è partito il preload. Domani mi pare che escono le recensioni? O oggi? Forse oggi alle 5 escono le recensioni. Aspetta, fatemelo vedere, perché se siamo in live magari ce le guardiamo. Ragnarok Review Embargo. Sì, oggi alle 5 di pomeriggio. Quasi quasi ce le guardiamo insieme. Esattamente. Raga, siamo nell'ospedale rovesciato. E qua arriviamo ad un'altra, credo, delle genialate più grosse della saga di Silent Hill. Oltre a la nebbia, la radio, la terza genialata incredibile secondo me sono le ambientazioni rovesciate, perché tu, il giocatore, rientra in un luogo che ha appena visitato ed è completamente diverso e non si capisce perché, ed è ancora più degradato rispetto a prima. Su Silent Hill 1 l'effetto era ancora più estremo, se non ricordo male, era tutto arrugginito. Qua è un pochetto più pacato, ma comunque, raga, lo vedete che non siamo allo stesso posto di prima. Ricuriamoci, sì. Risalviamo. E poi, ragazzi, alle 5 allora ci guardiamo insieme le recensioni, ce le leggiamo. Voglio vedere, in realtà vorrei vedermi quella di Falconero, che è colui che di solito apprezzo di più, non tanto nei voti ma quanto in come descrive, perché nei voti è un po' come tutti, sempre molto sbilanciato verso l'alto, ma vabbè. Capisco che questo è ciò che chiede il mercato. Io cercherò di dare voti sempre molto, cioè se devo da 5 lo do, se devo da 4 lo do, però capisco chi sceglie di non farlo. Ok, il sangue ovunque non mi rincuora. Posso usare l'ascensore? Sì, non voglio però, aspetta, famo le cose una per volta. Dai, non posso uscire dalla porta. Perché?
Stronzo. Si, posso uscire. Bastava solo cliccare il tasto giusto. Voglio esplorare qua. Serratura sembra rotta. Amico Fritz, io la serratura non la vedo. Bastarda schifosa. Cos'era? Ok. ...7,5 di Avriai è come un 6, sì, assolutamente, assolutamente. Anche Player Inside non male, non so cosa ne pensi. Allora, sì, però loro sono troppo... A me non piacciono tanto perché io quando cerco, quando mi guardo un video... Voglio qualcuno che me ne parli in maniera un po' più colloquiale. Loro sono molto legati ad una scrittura veramente di tipo giornalistico. E a me questa cosa non fa impazzire. Cioè, se voglio una roba giornalistica, mi vado a leggere la recensione di Multiplayer o di Spazio Games. Mentre Falconero riesce ad essere molto più colloquiale e mi piace di più. Io vorrei essere... Se, quando riuscirò a fare recensioni anche magari insomma con i tempi giusti, ancora più colloquiale. Devo trovare il modo di esserlo. Ogni tanto ci provo, non mi esce molto bene. Voglio riuscire proprio ad essere tipo, ad immaginarmi Simo che al bar mi chiede: oh Nico, ma com'è sto gioco? E io dico: guarda, secondo me è figo, però de qua, de là, di in su e di in giù. Più o meno. Ovviamente, certo, se non parlando in dialetto, ma sempre almeno parlando in italiano, però comunque riuscendo ad essere molto 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 spontaneo e colloquiale. La serratura sembra rotta, non riesco ad aprirla. Io li seguo perché mi piace Midna. Hanno dato 8,5 a Shadows of Rose, vabbè, sono matti. Gotham Knights 7,5. La veda molti mondiali, ma appena supera il 6, anche loro stessi nella recensione l'hanno criticato, quindi perché 7,5? Esatto, esatto. I voti non corrispondono nemmeno a quello che dicono la recensione. Schifosa del cazzo. Sì, comunque la mancanza, madonna Dio, la mancanza di corrispondenza fra voti e recensione è una cosa che noto anche negli influencer in realtà, quindi... Perché comunque siamo stati tutti un po' fuorviati da questa cultura del 6 come voto minimo. Ok. Day room a destra. No, chiusa. Tutto chiuso, vaffanculo. Ok, quindi dobbiamo tornare su per forza. Qua mi sembra abbastanza chiara la cosa. Con l'ascensore. Gotham Knights l'hai provato? Allora, no. No. E non mi interessa fondamentalmente, perché da... Allora, vi posso dire... Posso dire una cosa che vi farà incazzare tremendamente. Io credo che se uno gioca ai videogiochi da 20 anni, riesca nel 80% dei casi a capire più o meno la qualità di un gioco da 5-10 minuti di gameplay. Io Gotham Knights ho capito che A non mi sarebbe minimamente interessato né piaciuto, e ho capito pure che B non era un gioco chissà quanto bello, chissà quanto meritevole d'attenzione, dai primi trailer di gameplay. E infatti non me ne sono interessato più di tanto. Cioè, in tanti mi chiedevano: oh, ma Gotham Knights, Gotham Knights, perché ovviamente tira il fatto che a livello di storia, di contesto, è figo, secondo me. Cioè, una Gotham in cui non c'è Batman, ci stanno gli altri che devono comunque continuare, no, a portare avanti la torcia di Batman. È figo, secondo me, a livello concettuale.
E ovviamente attira anche perché è un prodotto supereroistico. Detto questo, e a parte questo, a me non ha praticamente convinto per niente il gameplay. Appena l'ho visto. Aspetta. Allora, qua chi c'è? Sta. Carica. Sì, secondo me lo compri solo se sei fan di Arkham, ma secondo me anche se sei fan di Arkham, raga, non ha molto senso. Cioè, perché non è un bel gioco proprio, capito? Lo puoi prendere se vuoi, appunto. Sì, vabbè, forse se sei fan sì. Hai ragione. Che magari ti piace proprio dal punto di vista della storia. Sei curioso di come. Catroia! Morite, bastarde. Ok. Fanchiappola. Allora, dove cazzo sta la mappa? Sì, andiamo verso giù. Ok, qua non c'era nessuno. Cassetta. Proiettili. Ah. C'è un pezzo di carta sul letto. Ero rinchiuso nel seminterrato del seminterrato. Era così piccolo e buio e avevo così tanta paura. Ho fatto cadere il mio prezioso anello. Ma mai e poi mai tornerò lì dentro. Hai preso la batteria a secco? Hai preso la chiave del deposito nel seminterrato? Guardate le mani. Parte della carta da pareti è strappata, c'è qualcosa disegnato sotto il muro. Queste mani stanno cercando qualcosa? O sono solamente un segno di dolore? Abbiamo trovato batteria a secco e chiave del magazzino nel seminterrato. Quindi possiamo andare nel seminterrato ad usare la chiave poi. A livello narrativo non è male, bene. Catroia, puttana! Fanculo, non mi aspettavo altre due. Si picchiano! No, raga, c'è il fuoco amico anche fra di loro. Bellissima sta cosa. Cazzo, ma te dico che viva già la pistola. Qua non c'era niente, vaffanculo. Ma questa è la stanza dove sono entrato prima? E le ho riammazzate così per sport? No, eh. Forse sì, invece. Examine in room. Oh,
Allora, noi qui abbiamo la day room davanti, la rest room a destra, che è chiusa, e a sinistra... Io proverei la day room. La day room sarebbe praticamente la stanza della ricreazione, chiamiamola così. Effettivamente ci sono un sacco di sedie. C'è qualcosa che assomiglia a un frigorifero, vuoi aprirlo? Ciao Junk, benvenuto. Niente da fare, la porta è troppo pesante per aprirla da solo. Ok, quindi mi serve qualcuno per aprire la porta del frigorifero. E queste non sono porte però. È tutto incartato. No, se, ci dovrebbero essere porte e stanze, ma non ci sono. E qua devo tornare per riaprire sto frigorifero prima o poi. Ok. E devo andare di sotto. Nel seminterrato per utilizzare la chiave del magazzino che abbiamo trovato. Vaffanchiappola. Qua. Allora, la stanza del magazzino. No, no, 1F però, mannaggia a me, più sotto devo andare io. Non posso andare ancora più giù? Cazzo. No. E quindi per scendere, visto che qua le scale sono... Allora, sicuramente io posso andare anche nel giardino, non c'era niente, però posso andare, dicevo, anche al terzo piano. Magari andando al terzo piano, passando per le scale, posso scendere nel seminterrato. Perché forse al terzo piano le scale, la porta per le scale è aperta. Ciao Bagheera Ace, benvenuto. Chiuso. C'è il dipinto di una donna sulla porta. La mano del ritratto è in 3D e sporge dal dipinto. Ok. Allora, allora. Fanculo. Vai, mori! Schifosa. Ok, quindi sporgono delle mani dal dipinto. Effettivamente da qua poi posso scendere, credo. Credo che sia questo il senso, ma... Cominciamo ad esplorare tutte le varie stanze? Proiettili per pistola e una fiala. Pezzo di carta. Solo qualche scarabocchio. E c'è scritto sopra qualcosa. Lei è un angelo che nessuno vede. Solo io posso vedere la dama della porta. Loro non possono camminare sul suo ponte di filo. Il peso delle loro colpe li fa cadere. Come orridi e rigonfi cadaveri i loro peccati, lei li divora peccati e peccatori, lei mi salva, lei è un angelo. Questo è un altro matto che scrive cose senza senso. Ok. E ora cominciamo ad esplorare di qua. Una porta ogni 4 è aperta di solito, quindi non ecco fatto il conto, La madonna, ragazzi,
cazzo è sta roba che respira? Ci sono delle bottigliette di medicinali vuote qui. È quello che prendeva Maria? Ah, Maria era qua? Anche Maria è malata? Come Mary? Vabbè, la corrispondenza Maria-Mary è una roba inquietantissima. Quasi quanto questo. Esperimento live pomeridiane, già anche esperimento, sì sì. Serratura rotta. Niente, oh. E qua? Oh. Ok. Là c'è un'infermiera e là ce n'è un'altra. Muore di un colpo. L'ha sentito? Allora. Attenzione, dove minchia siamo? Sì, sì, Maria è identica a sua moglie, lui ha detto l'altra volta, proprio non ne parlavamo, ha detto che è talmente tanto uguale che l'avrebbe potuta scambiare per sua moglie se non fosse stata per come è vestita e per i capelli, per il taglio dei capelli. Quindi sì, Maria effettivamente... Oh, ma ragazzi, si chiama Maria, la moglie si chiama Mary, è uguale. C'è qualcosa fra le due. Potresti leggerlo di nuovo, per favore? Cosa, Anna? Non ho capito. Mi senti? Sì, ti sento. Storeroom. Ok. Proiettili, cassetta. Cartucce per doppietta e nient'altro di utile. Ok. Allora, Anna, ti chiedo una cosa. Ti chiedo di non dire cose del gioco in chat, perché se c'è qualcuno che non l'ha giocato, io sto cercando di giocarlo in blind, tra virgolette. Quindi non voglio spoilerare cose, se non quando il gioco ce le fa vedere in maniera molto molto evidente. Quindi non scrivermi cosa devo fare, chi è chi, cosa è cosa, come se niente fosse. Così chi magari non ha mai giocato il gioco dice: oh, me lo vivo come il gioco è, no? Eccolo, eccolo. Ma è dietro? Ma che cazzo? Oh, madonna, era qua. Ricarica, oh! Ma di solito ci vogliono tre colpi, questo era 5. Porca troia, puzzona! No, ok, comunque c'è una differenza. Vedete, questa è più scura rispetto all'altra. Quindi quella chiara ci vogliono meno colpi, quella scura ce ne vogliono di più. Sto premendo i tasti ma l'ascensore non si muove. Ok, bene. Allora, di qua. Sì, la radio è una delle cose più geniali, già anche lo dicevo prima, guarda, tra la radio e sta cosa di fare le ambientazioni, come si chiamano? Alternative, tra virgolette, spaventosa. Allora, aspetta un attimo, qua. Perché qua, a una certa, no, però serratura rotta. Buon attimo.
Buon in attimo, non mi ricordo che devo fare. No. Ripristina energia alleviando il dolore. Ok. Questa invece fornendo nutrimento. E questa guarendo le ferite. Ok. Magazzino del seminterrato e sta batteria. A livello di mappa dove siamo? Terzo piano adesso. Ah, le scale, oh! Cazzo! Dobbiamo... Scale che sono qua. Dalle scale potremmo andare sul tetto. E sono curioso di vedere cosa c'è. La serratura sembra rotta, non riesco ad aprirla, ok. Quindi sul tetto non possiamo tornarci e di sotto invece possiamo andarci. Ciao Playsesa, buongì a te. La cagarella era tanta, sì, Jack. Secondo me l'unica aperta è quella di sotto. Chiave del deposito nel seminterrato. Cartucce per doppietta. Qui c'è uno scaffale. Ci sono delle impronte di mano. Spostare lo scaffale, sì. James. È tornata. Oh, Maria. Ancora una volta se la scambia, eh. I thought you were... Sorry. Anyway. Poretta, lei si offende pure. Alive. Eh sì, Gaetano, dopo lavoro. Anyway, what do you mean anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? All you care about is that dead wife of yours. Ah, non lo so. I've never been so scared in my whole life. Couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't ever leave me alone. You're supposed to take care of me. So, what about Laura? Did you find her? Yeah, but she ran away. We've got to find her. Ok, e Maria you è tornata. Really seem to care about her. Do you know her? I've never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone. And for some reason, I feel like it's up to me to protect her. Ok, comunque raga, abbiamo spostato un armadio dall'armadio spostato è uscita fuori questa. Oddio. Anello di rame. La statua sulla porta aveva le braccia che spuntavano fuori, quindi ha senso che abbiamo trovato un anello. Allora, io userei anche questo. Esamina. Era nel seminterrato dell'ospedale, vi è incisa l'immagine di un ragno. Ok, quindi risaliamo. Adesso posso anche aprire il frigo, giusto Alfrex? Quindi adesso andiamo anche ad aprire il frigo. Mi ricordo perché c'era sulla mappa, raga. L'aveva disegnato lui sulla mappa. Oddio, mi pareva che l'aveva disegnato sulla mappa. Era... Eccolo! Eccolo! Secondo piano. Secondo piano. Quindi adesso dobbiamo prendere l'ascensore dal terzo piano, che è l'unica porta che si apre. Questa, no? No, quella sopra ancora. E poi da qua scendere
io, per non sapere leggere e scrivere, salverei ancora. Questa mi fa pigliare i colpi ogni volta. Dov'è che sta? No, come c'era arrivato qua, mannaggia. Ah, sì, dietro a me. Passando di qua devo prendere l'elevatore, l'ascensore, l'elevatore, l'ascensore, che è qua. E andare al secondo piano. Ok, ok, ok. Pito. Risposte corrette o sbagliate, penna in mano. And our lucky, or should I say unlucky challenger today is James Sunderland. You ready to play trick or treat? Okay, here's your first question. Merry-go-round, haunted house, roller coaster, Ferris wheel and teacup. Silent Hill is home to a thrilling amusement park that both children and adults love. The question is, what is the name of this amusement park? One, Fantasyland. Two, Silent Hill Amusement Park. Three, Lakeside Amusement Park. Okay, quickly on to question number two. Okay. Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. A brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Corn mash, mashed bones, splattered blood, and finally, scissors. What a terrible tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. What was the name of the murderer who committed this vile act? 1. Walter Sullivan. 2. Scott Fairbanks. 3. Eric Dane. Now for our third and final Walter Sullivan. South of the lake is a deserted old neighborhood called South Vale. From there to Palevale, the central resort area northwest of the lake, there's only one road you can take. Just one road, no more. The third and final question is, what is the name of that road? 1. Bachman Road. 2. Rindell Street. 3. Nathan Avenue. Well, that's the last of our questions. Have you got it all figured out? When you know the answers, head to the storeroom on the third floor to collect your prizes. But be careful if you're wrong. Well then, everybody, thanks for tuning in. See you again sometime. What was that? Non c'ho la minima idea, Maria. La minima idea. Allora, la terza domanda. Una strada che porta dove cazzo ha detto che doveva portare la strada? Voglio vedere un attimo la mappa di Silent Hill. Paleville. Allora, ha detto Paleville. Nathan Avenue. Nathan Avenue me l'ha detta. Dalla South Vale a Paleville. Mi sa che è Nathan Avenue. Credo di sì. Quindi le risposte dovrebbero essere la terza, la prima e la terza. Credo. Che se no c'era Rendell Street. Ah, che è questa qua, che va di sotto. South Vale.
Non mi ricordo cosa ha detto, perché questo è il problema. Il parco è Lakeside Amusement Park. Me lo ricordavo già. Andiamo a riscuotere questa penitenza. No, Trine, no. Non mi ricordo cosa ha detto, mannaggia a me. Vabbè. Allora, intanto facciamo quello che dobbiamo fare qua. Che era? Che sono venuto a fare qui? C'avevo qualcosa. C'avevo un cazzo. Fanculo sto gioco, ma... Ah, il frigo. Il frigo. Vi vediamolo su YouTube. Bravi, raga, bravi. Riguardatemelo, dite... Anzi, me lo riguardo io un attimo. Anzi, dopo me lo riguardo. Bravo, Fiugo, che mi hai detto sta cosa. Adesso apriamo il frigo. Maria. You can't open it. Yeah, Maria, give me a hand here. Come on. You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Okay. Altro anello. Not very cute, is it? You, James, you take it. Thanks. Thanks. E noi adesso abbiamo tutti e due gli anelli per aprire la porta, però prima io voglio andare a risolvere l'intofinello. Allora, la porta dove stava? Mi pare stesse di sotto. Giustamente. Come c'era arrivato di sotto? Facendo un giro strano. Vabbè, raga. Allora, prima cosa andiamo al terzo piano. Poi vediamo come andare di sotto. Cazzo, ma era al terzo piano sta cosa? Allora, però dov'è che devo andare a risolvere il coso? Che non mi ricordo. Esploriamo le stanze che abbiamo già esplorato, perché non mi ricordo assolutamente dove. Cristo, però. Qua. No. No, Xad, non scrivermi come fare, scrivimi solo dove è il coso dell'indovinello. Perché l'ha detto, ma non mi ricordo, non ho preso appunti, non mi ricordo. Ti ricordi, Junk? La store room di qua è qui. Ok, quindi prima domanda ho detto 3, seconda domanda ho detto 1. Walter Sullivan, che è quello che abbiamo letto nel giornale, no, se vi ricordate, all'inizio. Poi secondo me è nata Evelyn, infatti. Cartucce, 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 fiala, fiala.
Abbiamo 94 cosi della pistola, 74 del fucile. Siamo messi benissimo. Ciao Mr. Goodbite, benvenuto. Dunque, adesso possiamo andare qua. Abbiamo aperto la porta. Possiamo attraversarla e vedere dove ci porta la porta. Questa qua. Credo che non possiamo salire. Possiamo solo... figlia mia però, te sposti? Santo Dio. Scendere. C'è un bel dito per terra, la scrittura è difficile da leggere. Ho preso la chiave del direttore, quella del museo. L'ho nascosta dietro la donna che prega quando sono uscito in gita. L'ho presa, ma non l'ho rubata, non sono un criminale. Ok. Immagino che questa discesa, questa catabasi discesa negli inferi sarà... Ecco, si accentuerà. Urcamadoro! Urcamadoro! Maria! Ma corri, deficiente! Open up! Maria è morta. Mamma mia, ve lo immaginate questo che ha visto la moglie morì? Mo' viene qua, ne vede un'altra che è uguale a sua moglie, che viene ammazzata un'altra volta pure quella. Trauma su trauma, porco due. Ringrazia la che lo tiene bloccato. Il libro sulle scale, quello che ho letto, no? Credo. Sì, mafioso, da PC. Ok. Quindi Maria se n'è andata. Bella la musica qua, eh. Tutto chiuso. Allora, qua salviamo. Libri di medicina sulla città e sulla regione sono qui allineati. Ma quel quadro che sembra un Goya? Colui che non ha il coraggio di farsi guardare da oltre l'abisso non ha il coraggio di guardare dentro se stesso. Lindsay Street. La verità può essere scoperta solo andando avanti. Segui la mappa, ci sono una lettera... È una chiave inglese.
Ok. Li ho copiati sulla mia mappa. Ho preso la chiave dell'atrio dell'ospedale. Ecco Laura. Laura? Allora, aspetta, eh. Quella Laura mi ricorda un po' Laura Palmer, effettivamente. Credo che qua sia quasi tutto chiuso. Abbiamo caffetteria. Sta porta qua l'abbiamo provata già, sì. Sono rimaste le ultime porte in fondo. Tutto chiuso. Tutto chiuso tranne la porta d'ingresso. Credo che possiamo uscire dall'ospedale. Kept you waiting, huh? Esattamente. Maria è morta, non ho saputo proteggerla. Ancora una volta non ho potuto fare niente per aiutare. Ancora una volta, vedete? Ricorda anche la moglie, ovviamente. Laura è scappata da qualche parte. Mary, che cosa devo fare? Mi stai davvero aspettando da qualche parte? Io inizio a dubitarlo, James, scusa. Oppure ti stai... prendendo gioco di me? Troverò Mary. È l'unica cosa in cui posso sperare. Allora, quindi a sinistra di là, a destra devo andare. Destra devo andare? Ah no! No, perché a destra credo che non, di non poter proseguire. Voglio vedere cosa c'è. Ah. Bevande salutari e cassette di pronto soccorso. Questo ovviamente non si aprirà mai. Io ci provo così. Perché visto mai che nessuno si è mai accorto che quella porta si apre e ti porta... Perché mi pareva che io qua non c'ero stato prima, eh. E però non c'è la cippa uguale. E proiettili. Qua c'è su Mountain Street, che è chiusa, lo sappiamo già. Ma noi ci diamo comunque un'occhiata. Terrificante sta parte, bellissima e terrificante. E invece di qua c'è un'altra strada chiusa. Invece. L'invece meno invece del mondo. Che c'è Soul Street di qua. Attenzione. No, mi sembrava una medicina, ma non era.
invece? Ci ho preso quella cosa, non so cosa fosse. Ed è molto inquietante camminare su delle grate aperte. Stia madonna. Ciao. Mamma mia che schifo. Cavolo che va affronto io. Mica so proprio così scemo. So scemo ma non proprio così scemo. Bravi, datemi delle altre cartucce che ce ne abbiamo poche. Ma su Cyberpunk hanno inserito le meccaniche GDR che dovrebbe avere già di suo? Doveva averle, ma all'inizio non funzionava, non funzionavano granché bene. Ci siamo già stati perché Ofiuco. Sapevo già cosa c'era. Guarda, Mr. Goodbite, secondo me ti conviene aspettare il DLC a questo punto. Così c'hai proprio il gioco, un gioco completo, bello pieno di robe da fare. Guardate che cazzo di inquietudine. Un, due, tre, stella. Stella. Oh, dobbiamo andare a sinistra e poi subito a destra. Ovviamente per la città ci saranno robe... ulteriori robe sparse. Ora ci sono anche le infermiere perché non bastavano gli schifi di prima. Ma il bar si può rientrare per caso? Tanto ci sono altri proiettili. Aspetta, l'entrata del bar era qua però. Si può entrare. Però ah! Se desideri davvero rivedere Mary, allora non ti resta che morire. Ma potresti essere diretto in un luogo dove Mary non c'è. Nel senso che tu vai all'inferno, dall'inferno e Mary invece dall'altra parte? O Mary all'inferno e tu in paradiso? Ah, questa è una scritta che prima non c'era. Quindi anche rivisitare luoghi in cui siamo stati ci potrebbe dare accesso a nuove informazioni. Però qui c'era solo questo effettivamente. A parte i Woodside Apartments, ma non credo che cambi qualcosa di là. Raccogli. Dove sta? Questo? No, è più avanti. No? E cazzo.
C'è un'altra porta? C'è un'altra porta. Però non succede come... Letter Ranch. Dove però, amico Fritz? Qua? Qua! Chiave inglese? O forse sei un idiota? La verità spesso inganna la gente. Parte di quell'abisso è nella vecchia società. La chiave della società... Ah, la società è storica, è nel parco. Ai piedi della donna che prega, sotto il suolo, dentro una scatola. Per aprirla mi serve una chiave inglese. Il mio paziente l'ha sepolta qui. Lo sapevo, ma non ho fatto niente. Mi ha messo a disagio avere una cosa simile vicino. Non cercavo la verità, cercavo la pace. Anch'io vidi quella cosa. Fuggii! Ma anche il museo era chiuso. Adesso nessuno osa avvicinarsi a quel luogo. Se ancora intendi proseguire, James, pregherò il Signore affinché abbia misericordia della tua anima. Ok, quello mi chiedo è, questa roba dovrebbe essere connessa, se mi ricordo bene, a questo? No, 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 ho sbagliato tutto quanto. Questa. Colui che non ha il coraggio di farsi guardare da oltre l'abisso, quindi questo abisso ritorna anche nella lettera che abbiamo appena trovato, non ha il coraggio di guardare dentro se stesso, l'abisso. La verità può essere scoperta solo andando avanti. Quindi abisso andando avanti. O forse sei un idiota. Parte di quell'abisso in cui dal quale bisogna farsi scrutare è nella vecchia società. Il mio paziente l'ha sepolta qui, quindi era un dottore questo. Lo sapevo ma non ho fatto niente, mi ha messo a disagio avere una cosa simile vicino. Non cercavo la verità, quindi anche lui non voleva vedere oltre questo abisso, ma la pace. Giusto, Mr. Goodbite. Giusto, Mr. Goodbite. Da notare che James, fuori dall'ospedale, ha detto «O forse mi stai?» E all'inizio... O forse sei un idiota. Mi stai ingannando. Quindi questo dottore stava scrivendo a James. Roba molto strana. E adesso dovrei andare al Rosewater Park. Ripassando per i Woodside Apartments. Oppure... Santo Dio, non capisco come funziona questa mappa. Oppure passando per Soul Street, probabilmente mi conviene passare. Credo che sia uguale. Quindi passerò per gli appartamenti perché da un po' che non ci passo e voglio vedere se c'è qualcosa di diverso. Bella sti inquadratura dall'alto improvvisamente, eh. Non siete molto belli, devo dire la verità. Le strisce di sangue dell'inizio. Altra roba. Ok, e di qua. Ciao Luigi, Marco, ciao a tutti raga. Benvenuti Suomi. Sì, sì, esatto Suomi. Era appena andata. Devo andare dritto di là.
attimo, fatemi fare una cosa. Provare una robetta. Dov'è? Caffè mist. Caffè nebbia. Che altro nome poteva avere un caffè a Silent Hill? Allora andiamo negli appartamenti, poi faccio quella cosa che volevo fare. Qua non c'è niente? Oddio. Sono qua. Serratura sembra rotta. Ma come? Animale! Ci siamo stati prima. Forse qua era? Forse qui. No! Non ci posso più rientrare io qua. Basta. Devo per forza passare per Soul Street. E passeremo per Soul Street. Mentre facciamo incetta di roba. Incetta di proiettili, di cure. A proposito. Ma sì, un altro medikit, perché no? E adesso ripassiamo per Soul Street. Allora, fatemi fare la cosa che volevo fare. Un secondo. Aspetta, eh. Aspetta, eh. Aspetta, eh. Ecco qua. Perfetto. Ciao Marco, ciao Luigi, ciao a tutti. Allora. Io ora risalverei, per non sbagliare assolutamente niente. Roulotte. E ora riusciamo. Oh! Che bello questo luogo! Questi comunque fanno senso, eh. Non so cosa cacchio ci abbiano sulle braccia, ma... una specie di... occhi? Ok. Per andare qua... devo passare per l'Heaven's Knight. Quindi su poi a destra per Randall Street. Cioè su a destra poi a sinistra per Randall Street. Ovvero di qua. E arrivati a metà strada devo andare a destra l'altra volta.
per sbucare dall'altra parte. Era qui? No, non era qui. Giusto? No, era molto più su. Oh. Intanto cartucce a carabina. Aspetta, ma non è che ho saltato la carabina? No, eh. Ok, Carroll Street. No. Qua? Ah no, è più avanti che mi segna il cerchio. Anche se non dovrei andare qua, però non, quel cerchio rosso non me lo ricordavo da prima. Ah, questo è l'ospedale. Ok. Ma noi non dobbiamo tornarci all'ospedale, dobbiamo andare dritti. Ops. Io che cammino a piedi con le cuffie e guardo Silent Hill 2. Non è questa l'entrata? Ah no, è di qua. La serratura sembra rotta, ma davvero? Ma vaffanchiappola! È tutto chiuso per arrivare di là un'altra volta. Mo proviamo per Moonton Street, magari quella aperta. Fanchiappola. Mi mandano in giro come un pazzo. Ah, oh, troccola. Vaffanculo. Io cerco di non farmi, di non fermarmi da queste, ma se mi attaccano così, anzi adesso mi vendico anche su di lei. Vattene. Ah. Ci sono passate, ma io c'ero già, avevo esaminato quel buco sulla rete, non mi faceva passare. No, il buco sulla rete è questo qua, dicevo. Prima andando su, però ovviamente adesso è... Ci ho pensato, però non ho voluto esaminare perché dico, ma ti pare che è così? E infatti non è così. Infatti non è così. Bene, bene, sono contento di questa scelta. Bravo Silent Hill. Allora, prova Moonton Street. Ma non è che attorno a sto coso? No. Vado a vedere a Moonton Street se effettivamente mi fanno passare. Riequipa... Madonna ragazzi, ma devastato! Vabbè che ce l'ho 14. Mi sa che posso usarle tranquillamente. Pff, 130 proiettili per la doppietta, capirai. Ecco, Randall e poi a sinistra sul Moonton. Ma raga, ma io...
Io qua non c'ero stato, eh. No, sì, c'ero stato. E adesso a sinistra. Di qua. Spero. Eh no. Questa strada è ancora chiusa. Se questa è ancora chiusa. Ma non è che devo passare qua semplicemente? E mi sono fatto tutte ste pippe per niente. Leggendo quello che scrivete potrebbe essere che sia effettivamente così. Aia. Tu aia, anche se in realtà non mi ha preso, eh. Oh, che bello quando l'inquadratura cambia ogni tanto. Si avvicina, si allontana. Da un po' di respiro. Eccolo, Texon Gas. Vedrai che secondo me si passa per qua. Ma mi pare che ci sono stato. Boh, non mi ricordo niente. Mi pareva che c'ero stato. Sì, sì, è vero. A volte esplorando fino alla fine ci sfuggono le cose che stavamo cercando e che erano sotto i nostri occhi dall'inizio. E no, c'ero stato qua. I'm at a loss, come si dice in inglese. Ciao John Doe, guarda, allora ti spiego un po' cosa è successo. Praticamente faccio anche un rinfreschino per chi magari non è aggiornato sulla vicenda. Praticamente io sto facendo un test per fare live contemporaneamente su YouTube e su Twitch. Per farlo Twitch mi costringe a togliere l'affiliazione. Se io mi tolgo l'affiliazione voi non potete più abbonarvi al canale. Quindi ho tolto l'affiliazione temporaneamente, ma vedendo che le live su YouTube non stanno andando molto bene, mi conviene, e lo farò oggi appena stacco la live, richiedere l'affiliazione così che voi possiate riabbonarvi. Quindi probabilmente da domani, dopodomani, potrete riabbonarvi al canale. Quindi perdonatemi se non lo potete ancora fare, ma nei prossimi 2-3 giorni sicuramente potrete tornare a farlo. Scusa, spesso sono in ufficio, ma non ti preoccupare assolutamente, ma ci mancherebbe altro che... demand in inglese, che pretendo che voi sappiate le cose, ma andate tranquilli proprio, chiedete se volete chiedere, se dovete chiedere io sono qua, vi rispondo, guarda. Non voglio, allora, mi è capitato a me, raga, mamma mia, questa è una cosa che odio, mi è capitato di che Twitch mi consigliasse una live, non voglio dire di chi, non me frega, non è quella la questione, perché mi è capitata in varie live. Mi hanno consigliato una live, entro in live, faccio una domanda, la prima domanda che faccio, e lo streamer la legge e mi fa: ma non è che puoi cominciare subito chiedendo? Gli ho risposto: vaffanculo, e sono uscito alla live. Perché secondo me, cioè, tu c'hai 1000 spettatori, devi capire che magari uno è la prima volta che capita in live, te fa una domanda, rispondegli in maniera decente. Decente. Ha cominciato a fare un rant, no? A sproloquiare sul fatto che ho chiesto sta roba che era fuori luogo, eccetera, eccetera. Allora, basta, va a cagare. Ciao. No, non hai un bug comunque, non hai un bug assolutamente. Sì, hai ragione, molti partono prevenuti.
Io ero abbonato fino al 6. E tu sei ancora... A me mi segna che sei ancora abbonato. Molti hanno anche impostato il bot con dei domande apposta. Per esempio, se te dici certe cose nelle frasi, il bot risponde in automatico, così è meglio. No, non è successo niente, cioè, anche semplicemente sono andato in una live di uno che c'ha tanti spettatori e mi ha trattato a pesci in faccia e allora vaffanculo. E io non voglio assolutamente riproporre questa roba, capito? Anche magari un giorno ci avrò 100 spettatori, 150 spettatori. Voglio comunque rispondere in maniera adeguata a tutti. Poi se non vedo la domanda, per carità, non la vedo la domanda. Però, porca puttana, se la vedo e voglio risponderti in maniera adeguata, voglio poterlo fare. Ciao Giovi, grandissimo. Molti non sanno fare gli intrattenitori. Non sanno nemmeno essere educati, però, cazzarola. Credo che l'educazione sia il minimo. Poi dopo puoi anche puoi anche saper intrattenere, ma... Però è vero che molti partono pensando che ci siano bot o troll dappertutto, più che altro troll. Oh, porca puttana vacca. I just don't know where to go. Per carità, sto trovando proiettili e bevande salutari che potrei permettermi di giocare Silent Hill come se fosse uno sparatutto, però... Ma c'era pure qualcos'altro? No. No, no, ho capito Xad, parlavo di... Volevo dire troll, ho detto bot, ma sì, ho capito cosa intendi tu. Che c'hanno la risposta automatica. Ragazzi, è il momento di chiedere. Prima v'ho snobbato, adesso se sapete dirmi dove devo passare, io vi ringrazio. No, no, ma non era una trollata, era una domanda anche abbastanza seria, ma non... sul gioco. Però evidentemente era una cosa che aveva ripetuto tante volte e non gli andava di ripeterla un'altra volta ancora. Allora, a me viene in mente, se qua non si può passare più per qualche motivo that I don't understand, mi è rimasto di... Santo Dio, non capisco la navigazione di sta mappa. Mi è rimasto di ritornare di qua e andare su dritto a Nelly Street oppure a Lindsay Street. Credo sia quella la soluzione. Aspetta però, dov'è che devo andare? Ci ho provato, non mi apre più la porta. Mi dice che la porta è chiusa. Forse ho aperto la porta sbagliata? No, non mi dico ho aperto la porta sbagliata, sarebbe veramente la gaffe delle gaffe. Ma non devi entrare. Il cancello, scusami, non la porta. Ho cercato da prima un paio dei cancelli, mi diceva sempre chiuso, non ho la chiave o qualcosa del genere. Devo andare lì. Cioè io quindi prima sono andato lì, ho provato ad aprire più volte, non ci sono riuscito semplicemente perché non ho schiacciato nel posto giusto. Volete dire che sono così addormentato e che questa mezz'ora di gameplay potevamo risparmiarcela tranquillamente perché eravamo già andati oltre? It's the weirdest day of my life. La porta che si apre al calar della luna. Luna. Non so cosa stai dicendo, Non l'ho colta la citazione, sto facendo solo lo scemo. Sinistra e poi sinistra ancora. Ciao Otaku! Good night. Anzi, good evening. Good evening, sir. What can I do you for? Che povera espressione che utilizzano gli altri. Oh, va.
Raga, questi comunque sono vestiti come noi, sti corpi a terra, eh. La cosa continua ad essere inquietante come lo era all'inizio, effettivamente. Spero di averci azzeccato, perché la porta che ci serve... Vediamo, via. Poi fra un po' ci leggiamo le recensioni di God of War. Sta zitto. Ma vaffanchiappola. Era quella porta che non ho esaminato, perché dico vabbè, tanto qui è la fine della strada. C'ero arrivato, non l'ho esaminata. Dio mio, voglio andare fino a qua, perché lo sapete che devo andare sempre fino in fondo. Capite, io vado fino in fondo ma poi non esamino le porte. Ti sta bene, Nicola, ti sta bene. Come ci sono i tag Resident Evil? Perché mi sono dimenticato di cambiarli. Hai perfettamente ragione. E ti dirò di più, Kokumairi. Mo' li cambio. Ma che cazzo ho fatto? Shadows of Rose. Ma vattene a fanchiappola. Horror va bene, ma... Casomai ci mettiamo Silent Hill. Silent Hill 2. Ecco. Meglio. Ho visto altri video che dicono che possono esserci 16 nuovi NPC e 10 nuovi boss. Quelli sono gli slot che hanno lasciato liberi. Io penso che se ci mettono 16 nuovi NPC c'è talmente tanta roba da fare che è praticamente altre 15 ore di gioco. Suppongo che sarà un po' de meno la roba. Una fiala? Una fiala. Però sì, ci sono slot per un sacco di robe. Io avevo letto solo quelli dei 30 boss. Ma era un po' esagerato effettivamente, 30 boss. Infatti l'ho scritto anche sul video. Sì, era una svista, ho sbagliato completamente. Infatti adesso guarda che c'è un sacco di gente in più. Dico, sia grande quasi quanto il gioco. E la madonna, ragazzi, è il dio. Sì, con un DLC possono aggiungere veramente un botto di roba, effettivamente, eh. Allora. Oh, ci siamo al Rosewater Park, ragazzi. Rosewater Park. Torniamo nel nostro luogo speciale, come diceva la nostra amante Mary. Mary camminava per sentieri più scuri. Na 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 na, gridavi. Na na, non è il tuo papà. Oh, Mary. Mary, Mary. Penso che è uno dei gruppi più brutti della storia della musica. Per loro Elden Ring è la gallina delle uova d'oro. Che fai? Esattamente. Cioè, a me pare strano che non facciano DLC. Ma lo faranno il DLC, raga. Uscirà, arriverà. Oh, ho cacciato qualche spettatore, va. Eravamo un po' troppi. Dovevo canticchiare. Cartuccio per doppietta e cartuccio per doppietta. No. Hanno avuto il loro periodo di gloria? Assolutamente. Gloria! Na na na, danzi tu nell'aria. Da da da. Mangi i tuoi capelli. Sono proprio belli. Adesso vi rispondo sempre con una canzone del cazzo. Ah, la donna che prega. Ok. Scava. La piccola scatola di metallo è chiusa con dei bulloni.
Beh, abbiamo trovato... Don't wanna be my monkey wrench. Na na na, this is an accident. Ta-da-da-da. La vecchia chiave di bronzo, che sembra una pala, non so se avete notato. Sapete che a me piace un sacco la grafica, queste grafiche qua mi piacciono tantissimo di Silent Hill. Credo siano veramente molto molto belle, quasi da punta e clicca. Ora che abbiamo la chiave della Silent Hill Historical Society, dobbiamo uscire e andare a vedere se ci... ah, se si apre la porta. Comunque, raga, questa ambience di Silent Hill a me piace tantissimo. Non so se la sentite, se avete la cuffia, probabilmente sì. Un fascino un po' retro, esattamente, come... Sì, sì, assolutamente è una soluzione tecnica, un... come si dice? Non un sotterfugio, ma... ci siamo capiti, no? Come le porte di Resident Evil quando si aprono, che hanno quell'animazione che è diventata iconica, ma in realtà era semplicemente lì per nascondere i tempi di caricamento. Però a prescindere funziona, secondo me. È bella, capito? Ecco, questo volevo dire. Poi sono consapevole che effettivamente è un sotterfugio per nascondere mancanze, giustamente tecniche, ma del tempo, che sono assolutamente contestuali all'epoca in cui è stata fatta l'opera. Sì, sono d'accordo, ma infatti, cioè... Oh, Silent Hill Historical Society... Infatti è semplicemente una cosa che apprezzo molto anche dei giochi vecchi, cioè come sono riusciti, nonostante delle limitazioni, a tirar fuori comunque dei prodotti piacevoli. Cioè le... ah, ok. No, dico... che poi le limitazioni che avevano erano molto molto stringenti, una volta. Cioè, pensate che anche solo era impossibile pensare di avere una telecamera libera, per esempio, anni e anni fa. E una delle più grandi rivoluzioni è stata proprio l'introduzione di una camera totalmente controllabile dal giocatore. Dio guarda. Pensate che figata poter mettere degli HUD all'interno dei videogiochi. Sarebbe una roba fighissima, in realtà. È una cosa che succederà prima o poi, Tipo che nei cartelli stradali sono in vendita delle pubblicità. Per esempio, mettiamo a Night City su Cyberpunk, mettono in vendita degli HUD, tu ce li ficchi dentro e sono HUD però relativi al mondo reale. Sarebbe una cosa spettacolare, secondo me. Capito, 32... no, 32 mega, non giga. Ah, 32 mega, ok, l'hai scritto. Cioè, su 32 mega, ragazzi, non so cosa ci gira. Scacchi per Windows. Siamo arrivati. Siamo alla Silent Hill Historical Society. Saltiamo. Ragazzi, devo dire, bellissimo.